Eccoci qua, siamo al parcheggio Berlinguer, le piante non ci sono più, però le persone, i questuanti molesti, sono sempre qua. Adesso vi chiedo il permesso. Professore. Questo è il solito senegalese o ghaniano, o ghanese. Che è senza permesso di soggiorno. Noi avevamo già chiesto qualcosa, adesso glielo chiediamo ancora. No, ma è meglio di no, che magari si incazza. Ciao amico. Sta bene? Hai trovato lavoro poi? Voi siete dalla televisione. Siamo famosi noi. Televisione. L'altra volta io hanno detto che tu mi hai fatto vedere televisione. Hai trovato lavoro o no? Questo va via. Volta mi hai fatto vedere su televisione. Perché? No, dove perché sennò ti aiuto io. Ti aiuto io. Da dove arrivi? Da dove arrivi? Sei da dove arrivi? Del Ghana? Del Ghana. Sì. No. Gambia. Gambia, Senegal. Ah, Dakar. Dakar. Ciao, ciao. Bene, ormai siamo anche conosciuti dai senegalesi del parcheggio Berlinguer. Chiudiamo questo servizio. Con un nulla di fatto, tutto è successo e sta succedendo da qualche anno a questa parte. Ricordo ancora un intervento di qualche anno fa con un tunisino e naturalmente la motivazione di queste persone è sempre la solita, cioè quella che si sono trovati in Italia trasportati, perché sappiamo là bene, ne abbiamo un altro professore, cosa succede, dove in fondo. Adesso ha girato a sinistra. Sappiamo bene cosa succede, si ritrovano in Italia, nei vari centri, dopodiché finisce la loro pratica per il riconoscimento dello status di rifugiato, e naturalmente nel 70%, se non addirittura nel 90% dei casi, non viene assolutamente riconosciuto, perché sono tutti migranti economici o per varie ragioni, non certo per guerre o catastrofi di questo genere. Ormai è stato dimostrato, è stato statisticamente provato. E adesso si è andato a rifugiare là dietro. E si ritrovano quindi a dover tirare a campare. È un metodo, come dire, quasi naturale, tutto sommato innocuo se non se attuato nelle forme non moleste. Noi le ritroviamo nelle nostre piazze italiane, davanti ai supermercati, nei centri commerciali, e li ritroviamo così. Abbiamo deciso di conformare la nostra nazione così, va bene. Provate ad andare in giro per l'Europa e vedete, testimoniate voi stessi se una situazione di questo genere è presente, che ne so, in Svizzera, in Francia, in Spagna, nei paesi dell'est. Nei paesi dell'est è una meraviglia, una pulizia, un decoro che noi ce lo sogniamo. Ecco, questa è la nostra bella Italia, ridotta così da 5-6 anni a questa parte. Sappiamo per come e perché, sappiamo del ruolo avuto dalle ONG, sappiamo del ruolo
avuto dall'Europa, sappiamo del patto scellerato firmato da Renzi, il famoso accordo Triton, che per una mancetta all'Italia il cambio era di prenderci tutti gli africani in giro per il Mediterraneo, anzi li andavamo a prendere noi esattamente, eh? Benissimo, va bene, a questo punto vi lasciamo e arrivederci e buon giovedì, arrivederci.